soddisfazione. To Isabella, but he certainly loved me the longest. Sono quasi impressionato. Pensavo che una tale caduta avrebbe posto fine a un debole e rinsecchito elfo. The dead do not fight one another. The dead have no desires, no petty jealousies. Non prenderti gioco di me, elfo! Ne ho abbastanza di quest'ascia giocattolo! Dite pure ai vostri signori che Godric Gurniston non ha dimenticato i suoi giuramenti! Sono qui per onorarli tutti! E rivoglio la mia ascia indietro! Belgrum Grimnir bloccò l'ama dell'ultimo Chaos Knight tra i denti della sua Grand Axe, strappandola dalle mani del nemico con fare esperto. La mano vuota del guerriero in armatura strinse l'aria per un secondo e Belgrum pensò di vedere la paura nei due occhi luccicanti dietro la visiera del cavaliere. Poi sia l'elmo che la visiera sparirono in uno spruzzo di sangue quando il Runefather menò un rovescio con l'arma. Intanto che il corpo senza testa cadeva pesantemente al suolo, Belgrum si guardò attorno e vide che i suoi berserkers stavano mantenendo il campo di battaglia in fiamme, circondati da schizzi di sangue e cadaveri di Chaos Warriors. Le torri piroclastiche si ergevano vicine, con i loro preti umani che osservavano con timore lo svolgersi della guerra. Cavalcando sul suo massiccio magma droth fra le ombre del cancello, Belgrum parlò ai difensori. «La nostra parte è stata fatta, preti della cenere! Ora, come d'accordo, dateci l'oro che ci dovete!» Con un dito tremante, un prete puntò all'orizzonte. Lord Grimnir, un'altra banda della Gortide si avvicina. Occupatevene e apriremo i nostri cancelli per pagarvi ciò che è stato promesso. Belegrum grummì. Nessuno vi ha mai detto di non rompere un giuramento con un Fire Slayer? Il Runefather lasciò la frase in sospeso per un momento, guardando alle spalle l'armata del caos in avvicinamento. I preti restarono silenti e il cancello non si mosse. Ah, allora forse altri impareranno dal vostro esempio! Con un gesto, Belgrum radunò i suoi guerrieri e i Fire Slayer lasciarono gli umani al loro destino. Marinai e terraioli, galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, benvenuti a questa nuova puntata del diario di bordo del capitano, la rubrica che vi porta alla scoperta dei reami mortali. Questa sera parleremo di un popolo a me molto caro, di una razza molto cara a me, di Age of Sigmar, che sono i Fire Slayer. Inizieremo a fare un discorso per introdurci nella loro lore, nelle loro ambientazioni. Innanzitutto, agli occhi di un abitante dei reami mortali, chi o cosa sono i Fire Slayer? I Fire Slayer sono una razza di Duardin che, assieme ai Dispossessed e ai Caradhron Overlords, compongono la maggior parte delle creature derivanti dalla razza dei nani del vecchio mondo che popolano i reami mortali. A prima vista sono uguali a un nano normale, a un normalissimo Duardin, che hanno la stessa fattezza, hanno la stessa muscolatura, quindi si può tranquillamente dire che sono dei Duardin a tutti gli effetti. Cosa li differenzia però dai Dispossessed e dai Caradhron Overlords? Innanzitutto, quello che noi possiamo vedere a occhio nudo, che fa la differenza tra un Fire Slayer e un Caradhron Overlord, è sicuramente come i Fire Slayer si presentano sul campo di battaglia e in generale come si presentano, insomma,
quelle che è la loro cultura e il loro vestiario. Contrariamente a un Dispossessed che è pieno di armatura fino ai denti, o un Caradron Overlord che è coperto dalle sue tute, dal suo armamentario che gli permette di viaggiare nei cieli delle ami mortali, i Fire Slayer hanno, fin dalle origini della loro razza, deciso di abbandonare la maggior parte delle armature ingombranti. Sono quindi dei nani che si vestono solamente di grossi elmi di metallo, tabarri per coprire insomma le parti intime e poco più, e a volte utilizzano degli scudi. Contrariamente quindi a quello che è l'armamentario di un Dispossessed delle Cities of Sigmar, non hanno praticamente armatura salvo l'elmo. Questo perché i Fire Slayer sono talmente convinti della loro forza e talmente convinti nella loro fede verso il loro dio, che non sentono il bisogno di avere armature, ma possono pensare a difendere la loro stessa pelle da soli con la loro abilità. Un'altra cosa che salta all'occhio dell'osservatore è che la loro pelle è tempestata di rune dorate che diventano incandescenti nel momento in cui un Fire Slayer scende in battaglia oppure si arrabbia. Come i Dispossessed, i nani, come i Duardin in generale, anche i Fire Slayer sono noti per avere un carattere particolare. Sono pochi avvezzi allo scherzo e sono anche di temperamento abbastanza focoso, oltre che estremamente legati ai giuramenti. Ovviamente, essendo dei nani legati all'elemento del fuoco, sono più belligeranti e più furiosi e più proni agli scatti d'ira rispetto ai loro cugini delle Cities of Sigmar. Ma i Fire Slayer da dove nascono? Quando sono nati i Fire Slayer? Come si sono originati? Bisogna innanzitutto dire una cosa. Rispetto ai Dispossessed che vivono nelle Cities of Sigmar, noi abbiamo all'interno dei reami mortali questa, diciamo, dicotomia tra aria e fuoco. Aria rappresentata dai Caradron Overlords e appunto i Fire Slayer rappresentano invece il fuoco. Originariamente, così come i Dispossessed delle Cities of Sigmar, i Fire Slayer erano tutt'uno con le altre razze naniche. Furono le scelte non solo di divinità, ma scelte di vita a distanziare le varie culture e quindi a creare tre culture di nani differenti. Fate caso che ormai sono passati talmente tanti secoli da questa divisione che i Fire Slayer non vedono più legami affettivi o legami di orgoglio, diciamo così, razziale con i Caradron Overlords e con i Dispossessed, ma li vedono solo come persone a cui offrire un contratto dove, al contrario dei Caradron Overlords che si occupano principalmente di commerciare, i Fire Slayer conoscono una sola arte: quella della guerra. Essendo dei Duardin, i Fire Slayer hanno comunque un'estrema dimestichezza con la manualità, quindi sono abili forgiatori, sono abili orafi, sono abili scultori, sono abili incantatori e forgiatori di rune. Al contrario però dei Dispossessed, che non sono guerrieri professionisti ma che fanno i guerrieri quando appunto c'è bisogno di scendere in guerra e si impegnano sempre di più nel perfezionamento della loro arte, sia di forgiatura che delle rune che delle armi che di creazione di artefatti, i Fire Slayer sono più pratici, perfezionano la loro arte ma con uno solo scopo. Lo scopo è quella dell'efficienza in battaglia. Non c'è bisogno di orpelli e ghirigori e dettagli necessari per un Fire Slayer nella forgiatura dell'ascia. L'unica cosa importante è che sia pratica, che sia letale e che sia duratura. Proprio per questo, per questa importanza della guerra,
la loro società si basa quasi esclusivamente sul combattere. È proprio per questo che i Fire Slayer offrono spesso e volentieri, e sono noti ai reami mortali, come mercenari. A volte le male lingue dicono senza scrupoli. Spesso e volentieri offrono i propri servigi in cambio di lauti pagamenti, senza guardare troppo distinzioni di fazioni. Quindi possiamo tranquillamente avere uno stesso gruppo di Fire Slayer, uno stesso esercito di Fire Slayer, che un giorno combatte magari alla difesa di Greywater Fastness e che il giorno dopo magari ne combatte all'assedio per prendere possesso di Greywater Fastness a soldati da eserciti del caos o da eserciti della distruzione o da eserciti della morte. Questo loro mercanteggiare estremo delle loro abilità da guerrieri e da strateghi ha iniziato a costruire attorno ai Fire Slayer una brutta reputazione. La maggior parte delle persone, anche gli stessi eserciti, le stesse persone che hanno bisogno dei loro servigi, tendono a guardare dall'alto verso il basso, e non solo per la statura, gli eserciti di Fire Slayer, perché per le malelingue non sono altro che avidi guerrieri al soldo che fanno tutto questo solo esclusivamente per accumulare quanta più ricchezza possibile. I Fire Slayer non si impegnano tantissimo nel contrastare queste voci, perché quello che le altre razze pensano di loro a loro poco importa. La loro missione principale è quella di immagazzinare, di ottenere più oro possibile per un unico scopo. Lo scopo principale è quello di riportare in vita la loro divinità, Grimnir. Proprio come Grimnir, i Fire Slayer ne assumono anche l'aspetto. Hanno quasi sempre delle barbe sulle tonalità di arancione, poi dipende da quale magma hold proviene un determinato Fire Slayer, ma soprattutto hanno la classica capigliatura di Grimnir. Quindi si sistemano le loro capigliature in una enorme cresta che tengono assieme con delle cere speciali. Ogni loggia di Fire Slayer ha una sua particolare ricetta per queste cere, come tutte le altre cose la tengono segreta, senza necessità di doverla divulgare alle altre razze. Come vi dicevo, il loro scopo principale è quello di accumulare quanto più oro possibile per cercare di resuscitare Grimnir, perché nell'oro sono nascosti frammenti dell'essenza di Grimnir. Chi di voi non viene dal vecchio Warhammer, ma è un nativo dei reami mortali, si starà chiedendo: chi è Grimnir? Grimnir, ai tempi del mondo che fu, assieme a Grugni o Grugni, che come si voglia dire all'inglese, e Valaia, erano le tre divinità principali del pantheon dei nani. Oltre a loro tre avevamo altre divinità nel vecchio mondo, come ad esempio il dio della morte Ghazul, che era il dio dei morti dei nani. Però queste divinità erano, meno male, poco conosciute anche ai giocatori, diciamo che di vecchia data, e quelle, le divinità più famose sono sempre state queste tre: Grimnir, Grugni e Valaia. Grugni era ed è tuttora la divinità della metallurgia e dei minerali. Valaia è la divinità protettrice del focolare e della tradizione nanica, e Grimnir era il dio della guerra nanico. Ai tempi del mondo che fu, Grimnir, dopo aver aiutato il più possibile, insomma, la sua popolazione, decise di avventurarsi in una missione suicida per affrontare le orde demoniache e chiudere il cancello, il portale warp, il cancello del caos all'estremo nord del vecchio mondo. Per tutto il periodo
del vecchio mondo, insomma della loro del vecchio mondo, non avevamo mai avuto conferme su quello che era stato il fatto di Grimnir. Sappiamo adesso invece, grazie all'espandersi della lore e dell'ambientazione di Age of Sigmar, che Grimnir ha effettivamente raggiunto il portale del caos all'estremo nord del vecchio mondo e ha continuato ad avvicinarsi combattendo, sconfiggendo, trucidando decine e decine e decine di migliaia di demoni fino ad entrare all'interno del portale del caos. All'interno del regno del caos il tempo scorre in maniera non comprendibile, di difficile comprensione alla mente umana, quindi non sappiamo per quanto tempo Grimnir sia rimasto lo stesso, non sappiamo per Grimnir quanti anni siano passati all'interno del reame del caos. Fatto sta che dopo la distruzione del vecchio mondo e quindi l'apertura dei regni del caos e la nascita degli otto reami mortali, Grimnir si trovò improvvisamente ad uscire da quello che noi conosciamo come un Realm Gate e si trovò nel regno del fuoco di Akshi. Arrivato ad Akshi, Grimnir fu accolto da alcuni suoi nani. Li riconobbe, anche se ormai i nani non si chiamavano più così, avevano deciso, ricreati da Grugni, avevano assunto il ruolo di Duardin, ma nonostante questo cambio di, diciamo, nomenclatura, Grimnir riconobbe i suoi figli. Leggende vogliono che in realtà Grimnir, nell'uscire dal portale, abbia deciso di creare anche lui nani come Grugni. Queste sono leggende delle logge dei Fire Slayer. In realtà quello che sappiamo è che Grimnir arrivò nelle armi mortali e incontrò i Duardin. Decise quindi di ascoltare le preghiere dei Duardin, dei reami mortali, dei Duardin del regno di Akshi, e iniziò a servirli, iniziò a stare con loro e ad accudirli come divinità, esattamente come faceva il fratello Grugni, che comunque al momento si trovava nel Pantheon di Sigmar, insomma sarebbe diventato poi alleato di Sigmar. Ad un certo punto di queste origini di Grimnir, quindi dei primi anni di vita di Grimnir nei reami mortali assieme ai Duardin, successe un grosso avvenimento nella storia nanica che è noto come il Grande Tradimento, che praticamente portò una scissione tra le divinità dei nani. Non sappiamo bene cosa successe, non sappiamo bene chi tradì, fermo restando che dopo questo evento, che si chiama Thagduegi in Duardin, Grimnir e Grugni vennero incatenati da colui che li tradì a una montagna e lasciati lì sostanzialmente a morire di fame. Questo non avvenne perché dopo un po' arrivò Sigmar e liberò i due fratelli. I due dei, per ringraziare Sigmar, decisero quindi di unirsi al suo Pantheon, anche perché Sigmar già nel vecchio mondo conosceva il valore sia di Grugni che di Grimnir, come il valore come divinità, e quindi volle a tutti i costi averli a proprio fianco. Grimnir, essendo un dio focoso estremamente belligerante, esattamente come i Fire Slayer, suoi seguaci, decise che però doveva pagare questo debito importantissimo con Sigmar il prima possibile. Perciò gli chiese di nominare una bestia pericolosissima e Grimnir l'avrebbe uccisa in nome di Sigmar. Sigmar sapeva che non poteva andare incontro a questa richiesta perché si sarebbe inimicato Grimnir, né poteva correre il rischio di farlo arrabbiare nominandogli una bestia che per Grimnir non sarebbe stata una sfida accettabile. Così Sigmar decise di scegliere come bersaglio dell'ira del dio sventratore Vulcatrix, la madre di tutte le salamandre. Grimnir a questo punto, dopo una breve pausa, si incamminò
per andare a cercare Vulcatrix. Le leggende di questo breve periodo di pausa di Grimnir sono varie. C'è chi disse che dopo questo patto si scolò diversi barili di birra fatti da dei discendenti della famiglia Bugman e poi partì. C'è anche chi dice che fece forgiare a suo fratello Grugni delle nuove armi, delle nuove asce, così da poter meglio compiere la sua missione. Qualunque sia la cosa, le cose fatte da Grimnir in quel momento, Grimnir si incamminò. Alla fine Grimnir trovò Vulcatrix e i due esseri si affrontarono, il dio nanico e la bestia si affrontarono in uno scontro titanico che culminò con la sconfitta di entrambi. Grimnir e Vulcatrix si uccisero a vicenda e da questo scontro, dalla loro morte in contemporanea, ci fu un'esplosione stratosferica che sparse non solo per il reame di Akshi ma per tutti i reami mortali una strana essenza. Questa essenza è quella, è la motivazione principale per cui i Fire Slayer sono così attaccati a loro. L'essenza di Vulcatrix e di Grimnir si fusero trasformandosi in un materiale, in un metallo fantastico, in un metallo potentissimo, rarissimo, noto come Urgold. Inoltre, sempre da questa esplosione, caddero sparse per i reami mortali dei grossi meteoriti neri che col passare del tempo sarebbero diventati uova di Magmadrot, che sono la progenie di Vulcatrix. Con il loro dio sparso in tantissimi miliardi di frammenti nascosti all'interno dell'oro, i Fire Slayer quindi iniziarono la loro ricerca di questo, di quanto più oro possibile, per riuscire quindi a recuperare i frammenti della loro divinità. Smurgri Grimnir sputò un grumo di sangue fumante che colpì in piena faccia l'essere demoniaco e la cosa gli procurò un mezzo sorriso. È tutto qui quello che sai fare, tuonò il Runefather. Sotto il suo trono forgia il Magmadrot Ashthong emise un feroce ruggito per echeggiare il sentimento del suo padrone. Per nulla scossa dalla sfida del Fire Slayer, il torreggiante Demon Prince Cornita avanzò, trascinando l'ascia lorda di sangue sul campo pieno di cadaveri Duardin spezzati e menomati che ricoprivano il fianco della montagna bruciata. Accanto all'empia bestia c'erano dozzine di Bloodletters, i cui volti erano illuminati dalla luce del distante picco vulcanico. Ad un gesto del Demon Prince, i Bloodletters mantennero la posizione. Sembrava che la bestia non volesse nessun altro contendente per il teschio di Smurgri. Siamo solo tu ed io adesso, Ashthong. Diamo a questa feccia codarda un assaggio di Fire Steel, disse Smurgri. Con un ruggito che avrebbe svegliato gli avi, Smurgri caricò e i due guerrieri si scontrarono sotto una pioggia di cenere e scintille. Il demon cercò di tagliare in due il Duardin, ma con una parata esperta il Runefather bloccò l'arma con l'ascia. Nei pochi preziosi secondi in cui il nemico cercò di liberare la lama, Ashthong colpì. Artigli ardenti si conficcarono nel petto del Cornita, trascinandolo al suolo. Cercando di liberarsi, il demon infilzò a sua volta il Magmadrot con gli artigli e venne colpito da un torrente di sangue di lava. Urlando, l'essere si sciolse in una pozza e i Bloodletters osservarono il loro leader dissolversi. Bene! Chi è il prossimo? I Fire Slayer vivono in delle fortezze costruite sotto la pietra note come Magma Halls. Le Magma Halls come struttura, come idea di base, sono praticamente identiche alle Karak dei Dispossessed, alle Karak dei Nani del Vecchio Mondo, tranne che per un paio di differenze. Innanzitutto, come vi avevo già detto all'inizio,
I Fire Slayer, pur essendo dei lavoratori, insomma, di pietra, degli scultori, degli artigiani estremamente validi come i loro fratelli dispossessed, sono più pratici. Quindi, all'occhio di un visitatore, che ultimamente sono sempre più rari quelli ammessi all'interno delle Magma Halls, agli occhi di un visitatore, comunque, una Magma Hall è molto più semplice ma ugualmente imponente di una Karak. Quei pochi visitatori parlano di grossi, lunghissimi templi e strutture immerse nella lava, e questa è appunto l'altra differenza con le Karak dei Dispossessed. I Fire Slayer costruiscono le loro Magma Halls solo esclusivamente, quasi sempre, ci sono delle particolarità, comunque tendono a costruire le loro fortezze all'interno di vulcani attivi. Questo perché, essendo estremamente legati all'elemento del fuoco, e siccome parte del loro processo e del loro clero, cioè quel clero degli Zargrim, è legato al fuoco, i Fire Slayer si sentono accomunati con l'elemento fuoco. Quindi si trovano a proprio agio a vivere nelle alte temperature e hanno la possibilità e la conoscenza di sfruttare i torrenti di magma non solo per le loro costruzioni, ma anche di deviare i torrenti e fiumi di magma viva per creare dei tunnel. Le Magma Hold esistono fin dalla dipartita di Grimnir, e le prime grandi famiglie Fire Slayer, note come logge, si sono originate tutte in Akshi. Le logge, a loro volta, quando si tratta di guerra, sono divise in Fyrd, ma di questo poi parleremo un'altra volta. Bisogna sapere che le logge, cioè la loggia di un Fire Slayer, piccolo o grande che sia, ha dei punti fermi. La loggia è governata da un Runefather, da un unico e solo Runefather, che è il capo, il re, il sovrano di tutta la loggia. Sotto, al di sotto del Runefather, ci sono i suoi figli maschi, noti come Runson. I Runson sono estremamente focosi, e ognuno di loro fa sempre quanto può per mostrarsi agli occhi del padre. Questo perché alla morte del Runefather solo un Runson prenderà il suo posto, diventando il nuovo Runefather. Ai restanti Runson non restano che due scelte: seguire il loro fratello in guerra e comunque nella gestione della loro loggia, oppure abbandonare la loro loggia e trasferirsi per creare nuove logge e nuove Magma Hold in giro, non solo per Akshi ma per i reami mortali, perché dopo l'avvento del caos, dopo l'età del caos, i Fire Slayer hanno iniziato a spargersi ovunque per gli 8 reami mortali. Abbiamo quindi Magma Hold a Shaish, abbiamo Magma Hold a Ghiran, famosa è una Magma Hold particolare costruita all'interno di alberi pietrificati in una foresta di Ghiran. Insomma, i Fire Slayer sono principalmente Takshi, ma sono sparsi comunque in tutti i reami mortali. Proprio per il loro attaccamento e l'importanza che danno a loro, perché i Fire Slayer sono convinti, hanno le prove, che parti, piccoli frammenti di Uroro siano praticamente finiti all'interno del normale oro, del normale minerale, sono diffidenti di tutte le razze, e spesso e volentieri sono diffidenti anche degli stessi Duardin. Ai tempi dell'età del caos, quando le Karak caddero sotto i colpi dei seguaci del caos, molti Duardin dei Dispossessed si trovarono senza una casa, senza una dimora, alla mercé di tutti i pericoli dei reami mortali. I Fire Slayer, che invece riuscirono a sopravvivere estremamente bene alla guerra contro il caos, pur essendo altruisti abbastanza da uscire dalle Magma Hold per combattere il caos e impedire che le loro stragi si diffondessero su tutti i reami mortali, restarono comunque diffidenti verso le persone esterne alla loro loggia. Anche gli stessi Duardin, seppur appunto della stessa razza, furono lasciati fuori
dalle Magma Hold. I Fire Slayer non diedero nemmeno ai loro cugini dispossessed asilo durante quel terribile periodo. Nonostante questo, nonostante i Fire Slayer siano comunque sopravvissuti all'età del caos e siano dei validi combattenti contro il caos, non sono comunque immuni allo sguardo degli dei del caos. Nargol addirittura ha creato una malattia apposta che contagia loro e chiunque venga a contatto con questo metallo, ed è una malattia che spesso prende i Fire Slayer, proprio perché tendono a collezionare quanto più oro possibile. Come vi dicevo, l'oro in generale è importante perché in filoni, sia che sia l'oro sia all'interno di un filone minerario, sia che sia lavorato, spesso e volentieri l'oro contiene piccole tracce di Urgold, cioè di Uroro, che è l'essenza di Grimnir. L'essenza di Grimnir per i Fire Slayer è di vitale importanza, perché ovviamente loro sono convinti che nel momento in cui riusciranno a raccogliere tutti i frammenti di Uroro esistenti, Grimnir risorgerà, ma parte della loro cultura, come dicevo, è quella di impiantarsi nella carne, nei muscoli, rune fatte di oro infuso di Uroro. Questo è una parte integrante delle tradizioni Fire Slayer, e questo processo viene gestito dai chierici del culto Zargrim. Il culto Zargrim è il culto di Grimnir, nonché in realtà la principale religione, l'unica religione dei Fire Slayer. Si dice che alle origini le forge dei Fire Slayer, che erano identiche alle forge di tutte le altre Karak, vennero, dopo la morte di Grimnir, colpite da un evento noto come la Prima Fiamma. La Prima Fiamma praticamente caricò le forge dei Fire Slayer del potere di Grimnir, del potere di Akshi, e le trasformò e le differenziò dalle tutte le altre forge delle popolazioni Duardin. Queste forge sono custodite da un Auric Rune Master, che è l'unico Rune Master all'interno di una loggia, nonché consigliere del Rune Father. Il Rune Master è quello, sostanzialmente è la figura più in alto del clero dei Fire Slayer. Possiamo paragonarlo quasi al Papa o a un vescovo del clero, arcivescovo del clero Zargrim all'interno di una determinata loggia, di una determinata Magma Hold, ed è colui che ha il potere di percepire l'uroro. Tutti i Fire Slayer hanno la capacità innata di percepire la presenza dell'uroro più o meno nelle vicinanze, ma solo il Rune Master sa identificarlo precisamente e conosce il processo e il rituale per estrarlo dall'oro lavorato oppure dai filoni di oro. Quando l'uroro viene estratto, viene successivamente forgiato sotto forma di rune, che possono essere rune di forza, rune di potenza o la runa di Grimnir, comunque rune legate alla battaglia. Dopodiché inizia il rituale secondo cui le rune fatte di uroro vengono incastonate nella pelle dei Fire Slayer. Le rune è un processo estremamente doloroso ed è un processo che viene fatto più volte per ogni singolo Fire Slayer. Questo processo, quando le rune si fondono da rune incandescenti con la carne del Duardin e diventano tutt'uno, hanno la possibilità di incanalare, di far sì che un Fire Slayer combattente possa incanalare la forza, un frammento di forza della propria divinità in battaglia e diventare più forte. Infatti, sebbene i Fire Slayer, diciamo i guerrieri base, note come Vulkite Berserkers, abbiano solo 3-4 rune addosso, personaggi come i Rune Father o i Runeson sono letteralmente tappezzati di rune di potere.
Sebbene il Rune Master sia quello che conosce le tecniche per l'estrazione dell'uroro, quelli che aiutano i propri simili, i propri fratelli ad attivarli sono i Rune Smiter. I Rune Smiter sono i chierici, i preti standard del culto Zargrim e sono anche i più presenti. Possono essere presenti in più volte all'interno del culto, quindi possono esserci diversi Rune Smiter. In battaglia Rune Smiter cantano preghiere, intonano litanie che attivano ancora di più il potere innato dell'uroro, trasformando quindi i propri guerrieri in delle macchine da morte. Come tutti i nani, ovviamente, come tratto, diciamo come tutti i Duat, come tratto principale, anche i Fire Slayer sono particolarmente attaccati a loro già di base. E infatti un altro compito dei Rune Master è quello di mantenere, di fare da guida spirituale, di mantenere sempre la tempra focosa dei Rune Father e dei Rune Son sempre, diciamo, a un certo livello, ed impedire che senza la loro guida praticamente i nani cedano alla febbre dell'oro. Purtroppo questo processo non è un processo che sempre ha successo, e spesso e volentieri alcuni nani che magari fanno parte di logge senza magma hold o che per un motivo o per un altro sono rimasti praticamente senza loggia, a spesso e volentieri, o senza guida, scusate, del Rune Master, può capitare che un Fire Slayer ceda alla febbre dell'oro fino ad arrivare praticamente a isolarsi dalla società prendendo vari voti, tra cui quello del Doomseeker. Spesso e volentieri però nani che non riescono a darsi un contegno anche quando si sono allontanati dalla loro società cadono in uno stato di frenesia e di brama cieca per l'uroro, diventando dei Doomvorog. I Doomvorog sono quegli stessi Fire Slayer talmente furiosi, talmente attaccati all'uroro, che spesso e volentieri attaccano altri Fire Slayer, uccidono altri Fire Slayer per poter strappare a mani nude l'uroro, le rune di uroro dalla loro pelle e incastonarle su di loro. Per questa prima parte dei Fire Slayer ci fermiamo qui. Nella seconda parte parleremo bene di come funziona la formazione di una loggia e di un Fyrd, come scendono in battaglia i Fire Slayer e delle logge più famose. Spero che questo video vi sia piaciuto e ancora una volta dal vostro capitano Giacomo Uncino un saluto calorosissimo e alla prossima!